Buongiorno ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Allora, mi vedete con questa testa leonina perché fa un caldo allucinante. Mi sono fatta la coda prima perché sono andata a fare la spesa. Volevo fare questo video senza coda, però ho una testa veramente inguardabile, quindi li leggo in qualche maniera, ma tra qualche minuto, appena finisco il video, vado a fare un tuffo in piscina, così stasera mi rilavo. Ecco, faccio schifo più di prima, ma pazienza, perché tanto non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare ovviamente di cose, di profumi. E siamo arrivati all'ennesimo profumo dei miei, sì, ciao, all'ennesimo video dove vi parlo dei miei profumi vintage. Allora, sono un po' nervosina perché sono quasi 2 ore che cerco di fare questo video, ma non partiva il computer, non partiva la webcam, volevo farlo col cellulare, quindi mi stavo scrivendo tutte le note a mano e non avevo voglia perché oltre a questa afa veramente allucinante, oggi boh, è nuvoloso, però comunque, come dicevo, parliamo di profumi vintage perché eravamo rimasti al numero 12 forse, non mi ricordo. Comunque poi quando farò l'immaginetta per mettere l'icona del video, andiamo a mettere il numero esatto, forse il numero 13, questo non mi ricordo. Comunque oggi parliamo di quattro profumi vintage. A me piacerebbe avere i vintage originali, ma purtroppo sono tutti introvabili, o perlomeno si potrebbero trovare magari via internet o da qualche collezionista, però a prezzi veramente esorbitanti. Comunque sono profumi vintage. Quello che noi interessa è lo spirito vintage, lo spirito del profumo vintage, come piace a noi che siamo delle vintaggiare. Chiamiamoci così. Allora, sono quattro profumi. Partiamo dal primo che è stato lanciato sul mercato negli anni 70, se non mi sbaglio. Qui, infatti, scrivendo tutto a mano. Allora, no, il primo si tratta di Kalash di Hermès, che è stato lanciato sul mercato l'originale nel 1961, il naso era Guy Robert. Io purtroppo non l'ho trovato, ho trovato questo Soin de Parfum, che dovrebbe essere seta di profumo, che è questa meraviglia di boccetta. Io il Kalash, francamente, l'originale anzianotto, non l'ho mai provato, ne hanno usato, però so che era un profumo veramente mitico. Questo Soin de Parfum è stato lanciato sul mercato nel 1992 e adesso andiamo a cercare le note. Allora, Soin de Parfum di Hermès, che ho preso nella boccetta da 50 ml anche perché era l'unica e l'ultima in profumeria, è venduta in questa stupenda boccetta arancione e con questa scritta sul giallo. Io amo l'estate, amo l'arancione e il giallo perché mi fanno proprio pensare all'estate, al sole, al caldo, mi danno un senso di positività, quindi mi è piaciuta subito anche la confezione, insomma il packaging. Allora, Soin de Parfum di Hermès, leggiamo gli accordi principali, che sono legnoso, agrumato, floreale bianco, aldeidato, fresco, terroso, talcato, iris, rosa e aromatico. Allora, è un profumo indicato prevalentemente per l'autunno, per la primavera, da giorno, da sera, un po' per tutte le stagioni, un po' un passepartout. Allora, io lo trovo molto molto raffinato. Allora, è una fragranza del gruppo floreale aldeidato da donna. È stato lanciato sul mercato nel 1992, non viene citato il naso creatore. Allora, le note di testa sono aldeidi, cedro, bergamotto e neroli. Le note di cuore sono iris, rosa di maggio, rosa di damasco, gelsomino, mughetto, fiore d'arancio. Le note di base sono sandalo, muschio di quercia, vetiver e cedro. Allora, io questo profumo non l'ho ancora utilizzato, non me lo sono mai neanche vaporizzato. E lo vaporizzo sulla sua scatola. Ha uno spruzzo veramente potente, devo dire che ammazza. Allora, in apertura io sento
agrumi. Io ve lo descrivo pari pari come lo sento io. Beh, ovviamente le aldeidi che danno questa sferzata di ariosità dolce. Poi si sta assestando e sento un bell'iris. La rosa si sente, sento mughetto, sento fiore d'arancio, non mi arriva il gelsomino e lo trovo, sì, speziato, speziato e legnoso. È un profumo elegante, adatto, secondo la mia modesta opinione, per una donna. Un po' di tutte le età, però ecco, è un profumo bon ton questo, anche per una ragazza giovane, però come dicevo l'altra volta, una ragazza ben vestita, ben pettinata, ben truccata, insomma, una ragazza consapevole di avere una bella personalità. Si sta assestando in uno splendido iris perché sta salendo a galla la nota talcata e di pulito che mi piace tanto. Ecco, è un profumo veramente delizioso, deliziosamente vintage come piace a me. Io ripeto, purtroppo non ho avuto modo di conoscere l'originale, ma sono felicissima di avere questo Calèche de Parfum, Soie de Parfum, seta di profumo, nella mia collezione. Il secondo profumo è un profumo di Chanel, che è l'unico che non mi ha delusa. Avevo già fatto quel video polemica qualche settimana fa dove vi parlavo del nuovo numero 5 versione acqua fresca, e lo ribadisco. Tra l'altro, l'altra sera mi sono anche vaporizzata addosso lo Chanel numero 5 classico de Parfum e mi è durato un paio d'ore. Chanel mi sta deludendo sempre di più. Ho paura che questo sia rimasto l'unico e l'ultimo acquisto che io faccia da loro. Se qualcun altro invece è felice e continua ad usarlo, sono contenta per loro. Questo di cui vi sto parlando è il Coco Eau de Parfum, che è veramente un profumo notevole, veramente buono. Questo ha una persistenza fortunatamente un po' più duratura. La classica boccetta di Chanel quadrata, semplice lineare in questa scatola nera molto elegante. Questo è un profumo proprio da gran signora, da gran sera. Allora, leggiamo un po' cosa ci dice Fragrantica di questo profumo. Allora, gli accordi principali sono ambrato, speziato caldo, dolce, talcato, legnoso, vanigliato, floreale, bianco, rosa, floreale e animalico. È un profumo indicato più per l'inverno, in effetti sì, e per l'autunno, da sera, decisamente da sera. Io lo userò anche in estate, però da sera, se mi capita un'occasione speciale. Allora, è stato lanciato sul mercato nel 1984. Il naso di questa fragranza è sempre lui, Jacques Polge, che probabilmente quando ha prodotto il numero 5, non so, probabilmente aveva sete, stava pensando a qualcosa da bere, ha mescolato l'acqua fresca che stava bevendo con, no, non lo so, sto dicendo una stupidata, però io, a me è rimasto qui sto profumo, vabbè. Comunque giuro non ne parlo più perché divento noiosa. Allora, le note di testa sono rosa bulgara, coriandolo, pesca, gelsomino, mandarino. Allora, io devo dire che lo conosco perché l'ho usato più volte. È un profumo deliziosamente piccantino, speziato. All'inizio sento molto la pesca. Le note di cuore sono i chiodi di garofano, la rosa, fiore d'arancio, mimosa e trifoglio. Note di base sono ambra, sandalo, fava tonka, zibetto, opoponax, vaniglia e labdano, o labdano che dir si voglia. Allora, questo Coco è veramente un profumo meraviglioso, spettacolare. È vero che è un profumo prevalentemente invernale, però
Però è anche così prevalentemente serale, sofisticato, è molto sexy, molto indicato a una donna adulta. Questo proprio lo sconsiglio alle ragazze giovani, perché è proprio un profumo per una donna adulta, elegante, ben vestita, con la consapevolezza del suo carattere. Io l'ho usato poco finora, ce l'ho da qualche mese, però ho avuto solo un'occasione per usarlo, perché è un profumo abbastanza impegnativo. Sento tantissimo la pesca, il gelsomino, la vaniglia. È veramente un profumo sognante, proprio riporta quasi a fasti degli anni 20, anche se non è stato pubblicato, prodotto negli anni 20, feste in maschera, balli in maschera a Venezia, mi fa pensare a questi grandi balli dell'Ottocento, degli anni 20, queste feste sontuose con queste donne vestite con questi abiti meravigliosi, perché è un profumo veramente evocativo, perché ha questa orientalità fruttata grazie alla pesca, che lo fa veramente apparire così come un profumo sognante, un profumo che riporta a questi balli, a queste occasioni così stupende, sognanti, cioè cose che una persona normale, una casalinga o comunque una persona d'oggi probabilmente non può vivere, perché comunque anche le feste di oggi non sono più così, cioè spero di essermi spiegata, no? Io sto parlando di ba grandi balli. Quando si entrava in coppia c'era il battitore, il principe XY e la principessa XY, insomma, queste feste qua intendo. Questo profumo mi fa proprio immaginare così nella mente queste feste fiabesche, queste feste così fastose. Spero di essermi spiegata. Il terzo profumo di oggi è un profumo che secondo me un po' tutte noi abbiamo avuto da ragazze. Era in effetti, è stato per un certo periodo il mio profumo dei miei 20 anni, e sto parlando di purtroppo non dell'originale, ma del Anaïs, o come si pronuncia, io non ho mai capito, perché ai miei tempi, quando lo usavo, mia sorella lo pronunciava Anaïs. Anaïs, 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 io non so come si pronuncia, comunque questo è di Cacharel, il mitico Anaïs, Anaïs di Cacharel. Allora, questo profumo, che è la riformulazione abbastanza recente, questo qui è stato riformulato ed è uscito con questa dicitura: l'original è un eau de toilette, ed è stato lanciato sul mercato nel 2014. L'originale, il suo predecessore, che aveva il tappo invece completamente coperto, è stato lanciato sul mercato nel 78. Ed era stato creato da quattro nasi abbastanza importanti, che erano Roger Peregrino, Robert Gonon, Paul Léger e Raymond Chalian. Scusate il mio francese pessimo, io non conosco il francese, però mi piace pronunciarli così, darmi un tono da francese. Allora, questo invece è la rievocazione, diciamo così, del mitico Anaïs, Anaïs originale, e l'ho spruzzato su questa cartina. Perché? Perché ho già altri profumi addosso e con questo non c'entrano proprio niente, e quindi ho preferito spruzzarlo o vaporizzarlo, che dir si voglia, sulla sua carta, la sua scatola. Allora, andiamo a leggere di cosa ci parla questo del 2014, che comunque ricordo molto bene, somigliante all'originale degli anni 70. Allora, gli accordi principali sono floreale bianco, verde, floreale terroso, legnoso, muschio verde, speziato fresco e rosa. Primaverile assolutamente e da giorno assolutamente. Allora, non c'è un naso di riferimento e mi dispiace non sapere chi l'ha creato. Le note di testa sono il giacinto e caprifoglio. Le note di cuore sono giglio, mughetto, gelsomino, ylang ylang e rosa. Le note di base sono muschio, vetivè, muschio di nuovo,
Sandalo, ribes nero. Non capisco perché a volte musco viene ripetuto due volte. Comunque, allora, a me piace tantissimo questo profumo. Prima perché ovviamente mi ricorda i miei 20 anni. È il classico profumo dell'innocenza. Il profumo che si mette quando si ha ancora proprio l'innocenza dei 20 anni, quando ancora non siamo state colpite da brutture, da delusioni, in amore, in amicizia. Io mi ricordo che facevamo queste scampagnate, io e le mie amiche, e andavamo in campagna, mettevamo la coperta con il radio stereo e ci raccontavamo le nostre cose, ci confidavamo i nostri segreti, parlavamo dei ragazzi, ovviamente. E questo profumo aleggiava nell'aria perché l'avevamo comprato in cinque e ce lo prestavamo a vicenda. Mi ricordo questo particolare carino e devo dire che questo gli assomiglia tanto all'originale. L'originale era un pochino più intenso, più forte, però comunque è un profumo talcato che sa assolutamente di fiorito, di pulito, di panni stesi al sole. È un profumo che proprio ricorda la giovinezza, l'innocenza di che si ha a quegli anni. Quindi non posso che dire che io lo sto usando sulla scia dei ricordi, lo sto usando anche adesso che ho quasi 56 anni, però assolutamente sì, a una ragazza giovane, anche giovanissima, anche 14 anni, 15 anni, perché proprio il profumo, anche la boccetta, mi ricorda, non so, il profumo dell'innocenza, il profumo della giovinezza. L'ultimo, ma non ultimo, è un profumo di cui ho fatto già un video in collaboration con il mio compagno Riccardo, che però purtroppo si è troncato a metà, non abbiamo capito il motivo, forse perché lui è caduto dal letto mentre stavamo girando il video, probabilmente si è staccato il cavo della webcam. Comunque ve ne parlo oggi io facendo un sunto, ovviamente non poteva che essere lui, il Dolce & Gabbana, il mitico Dolce & Gabbana che ha fatto impazzire centinaia di uomini, perché è un profumo super sexy, super seducente. Allora, la scatola è questa rosso scuro nella sua versione di velluto morbido con la scritta dorata. L'originalissimo aveva la scritta nera, però questo ho trovato che comunque mi hanno assicurato che ha almeno 20 anni. Allora, la boccetta è questa, semplice, lineare. Allora, questo profumo, cosa dire? È un profumo di quelli importanti per vari motivi. Allora, prima vi leggo ovviamente le note su fragrantica. Allora, accordi principali: aromatico, floreale, floreale bianco, fresco, aldeidato, speziato fresco, agrumato, speziato caldo, legnoso e vanigliato. Allora, profumo da inverno e da sera, e concordo, però io lo userò anche in estate, di sera, anche perché piace così tanto anche Riccardo, quindi insomma. È una fragranza che fa parte del gruppo floreale Aldeidato da donna, lanciato sul mercato nel 1992. È stato creato da Jean-Pierre Marie e Martin Pallix. Note di testa: aldeidi, basilico, edera, agrumi, mandarino, fresi e bergamotto. Devo dire che, avendolo già utilizzato un paio di volte, ha questa apertura di aldeidi fortissima. So che molte persone non sopportano gli aldeidi, questo profumo in apertura è proprio una bombazza aldeidata. Posso assicurarvelo. Buonissimo, veramente. È un profumo che è unico perché di simili io non ne ho mai trovati. Comunque, le note di cuore sono garofano, calendula, coriandolo, fiore d'arancio, giglio, gelsomino, rosa bulgara e mughetto. Allora, il mio naso percepisce tanto il garofano
il coriandolo che gli dà quella nota pizzicantina, un po' piccantina, il fiore d'arancio, il giglio fortunatamente non lo sento perché il giglio non è un fiore che mi piace tantissimo, gelsomino e la rosa bulgara, penso che sia questa nota dolce di fiore molto maturo. E mughetto, mughetto francamente non lo sento. Le note di base sono sandalo, vaniglia, muschio e fava tonka. Ecco, muschio, fava tonka, il sandalo e la vaniglia, li sento tutte perché ha questo finale vanigliato dolce. È un profumo veramente unico al mondo. Allora, io ho trovato questa boccetta in una profumeria che non è il solito Emporio dove vado sempre. Anzi, nella carrellata di oggi, nell'Emporio di Roberto, ho comprato soltanto questo Anais Anais, che comunque non trovo da nessuna parte. Questo l'ho trovato in un'altra profumeria di Vigevano, che si chiama Bonelli, e ha in un angolo profumi anch'essi vintage. Ho trovato degli altri profumi introvabili, sconosciuti, scomparsi dalla faccia della terra da almeno 20 anni. E questo Dolce & Gabbana era l'ultimo che gli era rimasto. I Dolce & Gabbana con questa confezione simile non hanno niente a che vedere con questa Eau de Toilette. Questa è un Eau de Toilette. Le Eau de Parfum di questo genere sono completamente diverse, durano 3 ore. A dirla tutta, questa invece ha una persistenza proprio da tatuaggio, ci si tatua addosso. Profumo super sexy, super femminile, nonostante sia stato usato dalle ragazzine negli anni 80, io lo trovo un profumo da donna matura, navigata, come dico sempre, un profumone importante, non facile da portare perché è un profumo che secondo me richiede una personalità molto forte, molto decisa, ecco, un profumo da donna decisa. Questi erano i quattro profumi vintage di oggi. Ovviamente la carrellata vintage non è finita, ce ne saranno altri, sicuramente li vedo già da qui sulla mia postazione profumi, ce ne sono altri tre vintage di cui vi parlerò nel prossimo video, quindi mi raccomando, seguitemi sempre e ci vediamo alla prossima.